Inizio preparando l'impasto. Metti in una ciotola bella capiente 2 uova medie a temperatura ambiente, 200 ml di acqua a temperatura ambiente, 20 g di zucchero e 6 g di lievito di birra fresco. Sbriciolo nelle mani. Mescolo con la forchetta tutti gli ingredienti fino a quando ottengo un composto omogeneo. Unisco 500 g di farina. Continuo a lavorare con la forchetta. Appena inizierà a prendere consistenza, lavoro con le mani. A questo punto unisco 20 ml di olio, 10 g di sale e 20 g di burro morbido tagliato a piccoli pezzettini. Continuo a lavorare, ottengo un panetto uniforme. Sposto sul piano da lavoro, continuo a lavorare energicamente per un paio di minuti fino ad ottenere un panetto ben formato ed elastico. Arrotondo e trasferisco nella ciotola. Copro con la pellicola da cucina, lascio lievitare per almeno 2 ore o fino al raddoppio. Nel frattempo imburro uno stampo per plum cake da 25 cm x 12 cm. Per la farcia andrò a utilizzare 80 g di pesto, 150 g di zucchine grigliate, 150 g di scamorza per pizza, 100 g di funghi trifolati e 100 g di fette di mortadella. Trascorso il tempo, trasferisco l'impasto ben lievitato sul piano da lavoro leggermente infarinato. Stendo con il mattarello e ottengo un rettangolo spesso circa mezzo centimetro. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia ben affilato, dividi in 3 parti uguali. Farcisco ogni parte con un leggero strato di pesto. Distribuisco sulla striscia centrale i funghi, sull'altra striscia le fettine di zucchine grigliate, sull'ultima striscia le fette di mortadella. Infine cospargo di mozzarella per pizza. E ora chiudo ogni striscia a metà e sigillo per bene. Congiungo i 3 cilindri ottenuti ed inizio ad intrecciare fino ad ottenere una lunga treccia. Chiudo per bene i bordi. Trasferisco nello stampo per plum cake. Copro con la pellicola da cucina e lascio lievitare ancora per 40 minuti. E ora lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 35-40 minuti. O fino a quando la treccia risulterà bella dorata. I tempi di cottura variano in base alle caratteristiche del vostro forno.
Miei carissimi amici, la treccia salata di pan brioche farcita con tre gusti differenti è una preparazione facile da proporre per diverse occasioni, come un aperitivo, come un antipasto, ma anche per gite scampagnate. Naturalmente potete sostituire le farce con ciò che più gradite o quello che avete in casa. Vi assicuro che strepitosa, vedrete che non resteranno neanche le briciole.